Avanziamo. Flint, è terribile! Oh no, che cosa è successo? Il castello gommoso è stato invaso. Da chi? Vai all'ultimo piano, Sam, e aspettami lì. Da cosa è stato invaso sto castello gommoso? Da dei cetrioli, santo cielo. È stato invaso da cosa? Dagli orsetti gommosi. Oh no. Ok, sono all'ultimo piano. Nasconditi, che figo, Sam. Non è il mio stile, Flint. Non è il mio stile. E allora che cacchio? Scusa, allora crepaci che... Non lo vuoi il nostro aiuto in realtà. Per cosa ci hai chiamato? Per quale motivo sei venuta qui? Che bello, l'abbiamo ucciso con un colpo. Però, allora, la spada adesso ha un aspetto già un po' più carino. La forchetta è brutta. Cioè, nel senso, non è cambiata granché. È solo una forchetta che dà... che dà, come dicevo, da due... da un pezzo di forchetta ne hanno messe tre. Non è che... Ancora? Ma quanto sta andando? Ma scusami, è morta da 10 minuti. La cipolla stava ancora andando, l'effetto. Comunque, dicevo, elettroaffettatura. Mentre il pugno è brutto. Cioè, hanno messo una palla da bowling al posto del... del, come si chiama, del guantone da box. Battaglia alimentare 3. E sta tutto a me. Non è che si siano sforzati più di tanto nel fare qualcosa, eh. Comunque, allora, vieni con me tu. Mega tirapugno. Giusto. Ecco fatto. Me lo spaccherei volentieri adesso un melograno. Non lo mangio da un sacco di tempo. Boh, saranno anni effettivamente che non mangio un melograno. Ma io adoro il melograno, non so voi. No. Ecco fatto. L'eroe elude il nemico e penetra. Che bello il David di Donatello con la faccia mangiata. Comunque. Allora, Venere di Milo gommosa. Credo sia quasi una citazione ai Simpson questa cosa. Che c'era un episodio in cui Homer... I passeratti attaccano i turisti. Vieni qua. In cui Homer mangia una Venere di Milo caramellosa. E succede un casino. Come è giusto che succeda sempre a Homer. Grazie della vita, visto che mi stava per crepare Flint per nessun motivo, visto che un melograno ha cercato di assassinarmi. O meglio, più che il... Ecco, vedi? Più che il melograno è stata la cipolla. Ancora? Guarda, ma scusami, ma come la devo evitare? Che appena fa il cacchio di attacco dura mezz'ora. Dura mezz'ora quell'attacco. Non è plausibile. Permettimi. Cioè, devi attaccarla, scappare e poi aspettare 10 minuti che, che l'effetto se ne vada. Ecco, guarda. Tac. E ora dobbiamo aspettare. Anzi, neanche, perché appena muore. E lo sapevo. Allora, ci stavo per arrivare adesso, perché ho pensato, appena muore fa un attacco continuo, come per dire che c'ha un errore, invece la fa. Invece sono stati abbastanza furbi, sono stati abbastanza intelligenti da fare questa cosa in modo giusto, diciamo. Quando tu tagli la cipolla, l'odore della cipolla ti rimane, giustamente, e quindi ti fa piangere. Però, figa, non mi puoi fare che... Non mi puoi fare che l'effetto mi dura 10 minuti. Conficcare. Vieni qua. Conficcare. Più che altro. Dove la devo mettere? Là, dove c'è il biscotto. Anzi, radunarsi. Prima. Anzi, aspetta un attimo. Permettimi. Che non sono sicuro che ci arriveremo mai. Credo che dobbiamo scendere da lì e finire qua sopra. Credo, adesso lo constatiamo se abbiamo ragione. Allora, tu qui... Rilocalizzazione iniziata! Flint, tu dovresti startene un po' zitto, per favore. Conficcare. Io lo so che lo continua a ripetere, però veramente... Io, Flint, non lo sopporto. Parla troppo per i miei gusti. Parla veramente un sacco. Ecco fatto. Il coltello, però, è figo come... Forchetta matica! Oh. Coltello elettrico! Dicevo, il coltello... Dai.
È figo come adesso. Ma Lockwood è impavido. Faccio praticamente un'uccisione a colpo. Porchetta matica. Tu vieni con me qui. Allora, in realtà qua non mi serve venire. Calmo. Non mi serve venire. Andiamo qui, mettiamo via il cetriolo. Andiamo a rompere quest'altro broccolo che sicuramente nasconde un altro rossetto del cuore, ovviamente. Che puoi prendere tutti questi punti, non serve a nulla. Uno li prende perché tanto è già lì, ma nell'insieme non è che ti serve a nulla prendere tutti questi punti, boh. Che uno potrebbe dire, vabbè, però ti servono per... Sì, ma no, cioè, uccidere un orsacchiotto cosa ti dà? 5 punti? Non è che... Finché fare l'obiettivo tipo prendere le fragole in questo livello... Hai ancora quel nella galleria? Certo, lo accendo subito. Allora, aspetta, io... Ah... Devo scendere qua sotto. Allora, finiamo il giro. Ma guarda un po'. Allora, aspetta che mi butto di qua. Ecco fatto. Vabbè. Si sono sforzati. Come al solito c'è sempre un'area in cui non si sforzano neanche più minimamente di nasconderle le cose. Le metto 4 o 5 tutte assieme e via. Così l'avete messo l'oggetto in questo livello. Sì, vai. Risaliamo di sopra. E aspetta. Ci buttiamo di sotto. Iniziamo già a impostarci nella posizione giusta. Non mi ricordo. Eccoci qua, ok. Da quell'angolazione era un filo difficile capire dov'è che dovessi buttarmi. Però almeno tutti gli oggetti di sotto, penso, li abbiamo presi tutti quanti. Dai, dai Flint. Flint, che cavolo. Oh. Che poi tu magari salti 2, 3, 4, 5 volte nella stessa posizione. Però poi nel concreto lui la prende a caso. Cioè nel senso, un giro magari ti prende quel cacchio di... come si dice? Di spaghetto. Il giro dopo non te lo prende più. Motivo? Boh, lo sa lui. Prendiamoci anche tutte le sfere. Ah, ma ci poteva entrare. Ah, e allora... Io pensavo che era fatta così, che non ci potevo entrare. E allora, vabbè, come ho detto, non è che ci serva granché. Però, già che ci siamo, prendiamole, magari qualcosa ci porta, no? Però, come ho detto, sono proprio il minimo indispensabile di punti questi. Non è che ci facciamo granché. Comunque, andiamo. Ah, non credo che serva, però, già che sono qua. Ecco fatto. Tiriamo via questo tornado di spaghetti dalle scatole. Wow. Non so perché questo altarino qua, questo altarino qua mi ha ricordato God of War 3. Non so che collegamento ho fatto. Carica l'inscatolatore. O meglio, lo so che giro ho fatto io, perché mi ha ricordato per qualche... Ah no, di qua. Per qualche motivo lo scrigno di Pandora di God of War 3 mi ha ricordato quel livello. Ma poi perché a questo giro dei ratti uccelli dovrebbero... Volta elettrico! Sì. Ah, ma è salsa questo. Ok, non riuscivo a capirla, era di un colore diverso. Perché degli uccelli... Lockwood entra in azione! Di qua. Dai! Dicevo, degli uccelli topo dovrebbero andarsi a mangiare delle arance. A prescindere, mi sa che abbiamo perso le fragole. Mi sa che abbiamo perso delle fragole. Mi sa tanto di sì. Qua ci posso entrare, perfetto. Uno. Ok, due. E siamo a 26. Riusciremo a trovarle tutte e 30? Ecco fatto. Ah, sono... non capivo che cos'erano, ti giuro. Tira pugno! Ah, ok, dov'è il... Stavo dicendo, dov'è il buco? Non è che mi proteggi, vero? Affetto rama! Ah, beh... Ok, finché non si gira, non puoi colpirlo. È una cagata, ma vabbè.
Ha funzionato, Flint, non cadere. Vieni qui. Ecco qua, grazie. Dei punti qui c'è vita. Altro cibo, Flint. Stai zitta, per favore, sto finendo di lavorare. Dammi un attimo. Sto ancora cercando di uccidere degli orsetti gommosi che potrei ammazzare a morsi, ma che per qualche motivo devo usare un coltello laser per tirare giù. Che parentesi. Stiamo comunque... Allora, fino a questo capitolo alla fine era solo cibo. Nel secondo film... Il cibo ha vita. Quindi di conseguenza... Fino a prova contraria stiamo uccidendo degli esseri viventi. Che il gioco te lo dica o meno. Perfetto, Sam! Dammi un secondo, Summer. Che tra l'altro, guarda un po', c'è il guscio di cocco che avrei dovuto usare al piano di sotto. Vedi, non sei felice di essere venuto. Non scherzare. Non sono sicuro, Sam, di come avrei dovuto prendere questa battuta. Nel senso, l'avrei dovuta prenderla come penso io o era una battuta innocente? Affettorama! Non sono sicuro. Non sono sicuro di quello che tu hai appena detto. Ma siccome è un gioco per bimbi, lascerò correre la cosa. Anche se dopo aver giocato a Crash Bandicoot, ok, CTR, dopo così tanti anni mi sono reso conto che molti giochi per bambini, mi manca un'arancia. Eccola là. Avevano delle battute adulte che appunto da bambino non puoi comprendere. Il che quindi non mi sorprenderebbe se anche Piovono Polpette avesse avuto delle battute un filo al limite. Ecco qua. Ecco fatto, aspetta un secondo. Ok, ci siamo. Ah beh certo, un'arancia può rotolare tranquillamente se colpita, ma se un'arancia colpisce un'altra arancia diventa un muro invalicabile. Va bene, la logica di questo gioco mi lascia un filo perplesso ormai. Però, perlomeno, tutte le fragole sono andate prese. Dai. Blu. Blu. Dai. E che cavolo. Ma poi perché questi uccelli top sono dentro il mio castello gommoso? Come ci siete entrati? Come farete uscire ora? Fuga dal castello riuscita. Vuoi un po' di gelatina? Il castello è di nuovo bellissimo, Flint. Ti fermi per un po'? Le cose peggioreranno là fuori, Sam. Tornerò! Promesso. Il mondo sta morendo. Rimani insieme a me a mangiare un po' di gelatina. Vediamo, riusciamo a salire di livello? Perfetto. E anche un altro pezzo dell'arma segreta ce l'abbiamo. Che cosa aumentiamo? Io continuerei a puntare a questa. Lo so che sembra stupido. Parentesi, un secondo. Credo che la terza evoluzione del pugno sia... un pugno a forma di palla da bowling ancora più grosso. Ma siamo chiari, l'estetica del primo pugno, che era effettivamente un pugno, a parer mio era molto più bella. Comunque, ecco fatto. E abbiamo sbloccato. Continuo a vederla e io non riesco a capire se è davvero una bomboletta di spray al formaggio o se è un estintore. Cioè, perché lì c'è una bomboletta, ma nel disegno sembra un estintore.